Ciao a tutti, sono Sergei Magalà. Oggi facciamo una brevissima lezione improvvisata su un argomento che è saltato fuori nei commenti al mio ultimo video, quello del webinar sugli indicatori. Parliamo dello stop loss messo sotto i minimi e massimi di un tot di barre che formano un minimo massimo relativo, riferendoci a un indicatore mostrato nel webinar, e si tratta dell'indicatore fractals, che probabilmente conoscete. Come funziona quell'indicatore? Allora, prendiamo una barra rialzista, dopo ce n'è un'altra, ok, questo sia dopo un certo trend al ribasso o anche senza, non importa, tanto l'indicatore va a vedere le due barre chiuse precedenti e altre due barre che siano rialziste, possono avere una qualsiasi proporzione, ok. A questo punto l'indicatore, che si chiama fractals, che trovate nella MetaTrader tra gli indicatori, quelli di default, vi segnala una freccetta. Viceversa, a parte invertito, ovvero dopo due barre rialziste, possiamo disegnare barra rialzista, barra ribassista, non importa con quali proporzioni, qui vi viene disegnato un indicatore, la freccetta dell'indicatore. Ok, si tratta del fractals, un indicatore di Bill Williams, che non ha nulla a che vedere, come ho letto, sentito dire spesso in giro, con i frattali, quelli della geometria frattale con Mandelbrot. No, perché molti corsi di trading vi fanno pagare vendendomi queste cose assurde e imbecilli, come se questo indicatore semplicissimo, banalissimo, avesse qualcosa a che fare con questo, diciamo, ramo molto interessante della matematica, che è la geometria frontale, Mandelbrot, moto browniano e tutte queste cose qui. Assolutamente no, ok, sono di quelle cialtronate della formazione sul trading online, sull'analisi tecnica, che incontriamo in continuazione. Cioè, sono gli stessi che dicono tracciare livelli di Fibonacci vuol dire applicare la matematica ai mercati finanziari. Cioè, la formazione del trading, in media, diciamo, per il 90% delle offerte in Italia e nel mondo, e queste qui sono una marea di scemenze. Ok, questo indicatore è semplicissimo, semplicemente va a vedere questa combinazione di barre. In realtà la freccetta compare dopo queste tre barre, due rialziste e una ribassista. Dopo la quarta barra, la seconda rialzista, l'indicatore viene tracciato definitivamente. Quando compare qui, funziona proprio così l'indicatore del Bill Williams, nel corso di questa barra può essere annullato, quindi se questa barra qui chiude più in basso, questo non viene tracciato. Ok, viene tracciato definitivamente solamente alla chiusura di due barre, ok, contrarie al segnale.
una specie di un mezzo repaking, diciamo così, non so perché l'hanno fatto così. Quando vi parlo degli indicatori io, mi dovete ascoltare, non importa la vostra opinione, non importa quello che avete sentito dire dagli altri, Mandelbrot, geometria frattale, sono tutte cazzate che non hanno niente a che fare, cioè sono cazzate nel senso quando vengono utilizzate per spiegare un qualche fenomeno finanziario o un qualche, diciamo, rialzo, ribasso sui grafici finanziari, che sono tutte truffe dell'analisi tecnica che vi vengono vendute perché poverini altrimenti non saprebbero cosa vendervi. Ok, io gli indicatori li conosco perché li programmo, ok, ne leggo i codici, quindi se vi spiego una cosa, ok, mi dovete ascoltare. Per esteso, non so chi altri nel panorama italiano avrebbe senso ascoltare se non ho messo queste cose. Comunque, chiusa parentesi. Ok, il dubbio qual era? Mi hanno chiesto cosa ne pensassi del fatto di mettere a operazione aperta lo stop loss sotto, e quindi il minimo e massimo di barra dopo l'indicazione del frattale, del fractals di Bill Williams. Allora, stop loss si può mettere sotto il minimo di un tot di barre di periodo, sotto una formazione del genere, cioè si può mettere nel senso che nessuno ce lo impedisce. Stop loss o take profit, che è uguale sia stop loss che il take profit, che cosa sono? Sono dei semplici ordini, sono dei buy e dei sell, ok? Ordini pendenti, buy limit, sell limit, buy stop e sell stop, ok? Sono semplicemente ordini contrari all'operazione che abbiamo sulla piattaforma, d'accordo? Il fatto di metterli sotto o sopra il minimo di un tot di barre ha delle criticità. Dovete sempre chiedervi il perché delle cose. Perché vado a mettere lo stop loss lì? Allora, se la risposta è perché l'ho visto su qualche grafico lì quando mi informavo su che cos'è il trading, su che cos'è l'analisi tecnica, su come funzionano i trading system, e ho visto tanti disegnini dei formatori, dei altri trader che tracciavano, mettevano lo stop loss, facevano questi disegnini scrivendo stop, take profit sopra o sotto di certe conformazioni di barre, già in partenza dovreste voi sviluppare, diciamo, una specie di sistema immunitario, ok, che vi faccia dire out. Se è una cosa che fanno tutti, vuol dire che è una gran cazzata, ok? Perché tutti perdono col trading, la stragrande maggioranza. Quindi quando vedete tanta di questa roba qui, vuol dire che la usano tutti e c'è qualcosa che non va. Questo è un trucco che funziona sempre se volete guadagnare. Poi se volete far parte della massa e condividere le stesse cose che fanno tutti gli altri, ben venga. Allora, i pro e i contro di questi, di questo tipo di approccio, mettere lo stop sotto sopra. Allora, il pro è che comunque supponiamo che noi l'operazione l'abbiamo aperta sia in un caso sia in un altro, per esempio qua, e che comunque, essendo un minimo massimo di barra, per mettere questo stop loss per forza ci troviamo almeno qui, perché sennò il segnale non sarebbe comparso, d'accordo? Quindi se nel caso di buy ci troviamo sopra, ok, la chiusura della seconda barra, nel caso di sell ci troviamo per forza sotto la chiusura di questa barra ribassista, quindi qui avremmo, allora, quindi qui avremmo, che colore lo faccio, blu, comunque una certa distanza di punti, e anche qui avremo una certa distanza di punti per forza. Questa distanza di punti sarà abbastanza, diciamo, proporzionata all'aspetto del solito mercato, perché tiene in conto di che cosa? Tiene conto
del range delle ultime due barre. Ok, questo range qui sarà il nostro stop loss in realtà. E anche qui, quindi non abbiamo fatto niente di più, niente che meno, che mettere nel caso dell'operazione buy uno stop loss, ok, che in realtà sarà un'operazione sell, ok, uno stop loss a una distanza che sarà il range delle due barre, se questo stop loss l'abbiamo messo, ok, quando il mercato a questo punto, due barre, le ultime da questo momento in poi. Viceversa, se eravamo in sell, questo è il nostro livello dell'operazione sell, anzi mi sono sbagliato, devo fare, questa è la nostra operazione sell, ok, questa è la nostra operazione buy, ok, questo qui sarà il nostro buy, ok, dello stop loss, ok, sell, quando arriviamo qui facciamo un buy, quindi compriamo a livello di ordine pendente, d'accordo? Quindi sono degli ordini stop, giustamente, per quello che si chiamano stop loss, ma potrebbero essere dei take profit, uguale, si tratta sempre, solo che il take profit dopo sarà un ordine limit. Perfetto, e anche qui range 2 barre. Dopo pensateci voi a livello di strategie, di quello che state facendo, delle idee che avete sullo sviluppo futuro eventuale del mercato, se questo range delle ultime due barre ha senso oppure no. Sicuramente tra le tante varianti una cosa diciamo abbastanza proporzionale, perché queste sono due barre del mercato e non sono 200 barre, cioè non sono, quindi non è che sto facendo su un mercato che mi muove in media 50 pip al giorno, non sto mettendo uno stop loss di mezzo pip e non sto neanche mettendo di 500 pip, che sono cose dopo molto sproporzionate, e dopo nel nostro trading subentra un fattore di forzatura statistica, è un discorso un po' particolare che tratto in altre lezioni. Però qui alla fine cosa abbiamo? Abbiamo uno stop loss diciamo abbastanza proporzionato al time frame che stiamo guardando, perché vado a prendere il range, circa il range delle ultime due barre. Il problema qual è? Allora, i problemi sono due, i punti da capire sono due. Allora, perché ho messo lo stop loss sotto e sopra lì? Qual è la ragione? Allora, il punto 1 è che punto 1 e punto 2. Noi dobbiamo capire che un minimo e un massimo relativo non ha nessuna valenza particolare, ok? Non è un prezzo magico, non è un prezzo speciale. Ok, non è, perché se basta che cambiamo time frame, dopo quello non sarà, quel prezzo lì si perderà, non sarà più un minimo relativo e non ci sarà più il segnale del nostro indicatore fractals, d'accordo? E su questo c'è i famosi livelli, cioè non esistono i livelli, ok, sono invenzioni dell'analisi tecnica, sono una delle più grandi prese per i fondelli, diciamo intellettuali, che si possono inventare. Ok, non esistono queste cose qua. Che io lo stop lo metta qua o un po' sotto o un po' sopra non ci cambia assolutamente niente, d'accordo?
Questo è dimostrabile in tanti modi. Adesso durante questo video non vi posso smontare, diciamo, anni di indottrinamento della formazione cialtrona dell'analisi tecnica che avreste potuto subire, d'accordo? Basta pensare al fatto che, non lo so, che cos'è il prezzo minimo di un tot di bar, un frattale su quello che può essere un indice. Che cos'è un indice? È un paniere, una media, diciamo, di valori di un tot di azioni del mercato azionario, ok? Quindi chi compra o vende azioni va a vedere se l'indice ha fatto un minimo relativo e di conseguenza sposta gli investimenti. Cioè, non esistono queste cose qui, dai. Nel forex, questo non so, è un cross, non so, dollaro neozelandese, yen, dicono, ah, ma qui i formatori, i compratori, diciamo, hanno invertito la tendenza, questo è un falso breakout piuttosto che un'inversione, dopo si inventano i pattern di cosa. Ok, su no, dollaro neozelandese, yen, i compratori chi sono? Chi sarebbero? Quelli che comprano il dollaro neozelandese? O quelli che vendono lo yen? O quelli che comprano lo yen? O quelli che vendono lo yen? O quelli che vendono il dollaro neozelandese? O quelli che vendono o comprano dollaro neozelandese, dollaro che se ne fregano dello yen? Oppure è un momento senza nessuna, diciamo, particolare rilevanza per nessuno dei due, delle due valute, il cross si muove per un po' in maniera casuale? Cioè, dai ragazzi, svegliamoci, capiamo queste cose, se non le abbiamo già imparate, corso sull'Apollo Action, almeno la prima base, così vi svegliate un pochettino, ok? Quindi il minimo massimo non ha nessuna valenza. Farò degli altri webinar, degli altri eventi per smontare tutte queste sciocchezze qui degli insegnamenti dell'analisi tecnica. Che prima vi liberate la mente di queste cazzate, meglio è, ok? Dimostrabile anche in quale modo: se io faccio un trading system che mi entra al breakout oppure entra sulle inversioni, sui minimi massimi di periodo, si possono anche prendere le indicazioni del fractals per fare un trading system del genere, e li vado a testare il sistema proprio sui livelli minimi massimi, e poi vado a testare il sistema aggiungendo o sottraendo ai minimi massimi un punto alla volta. Quindi avremo tanti, magari un centinaio di test, andando a aggiungere o a sottrarre in maniera, diciamo, random un tot di pip dal livello. Vedrete che il fatto di mettere il minimo e il massimo esattamente o un pochino più sopra o un pochino più sotto dei livelli rispetto a dei livelli presi a casaccio non cambia niente. Dopo magari faccio una lezione per spiegare questo tipo di, solamente questo esperimento, così l'ho capito meglio, ok? Quindi sono prezzi, diciamo, livelli che non hanno nulla di particolare, e rispettarli sia per un'entrata, sia per un'uscita, sia per uno stop loss, sia per un take profit, non ha nessuna rilevanza. Se lo mettiamo un po' più sopra, un po' più sotto, statisticamente a livello del nostro trading, quindi del nostro sistema utilizzato nell'arco dell'anno o degli anni, non ci cambia assolutamente niente, ok? Convincetevene. Perché? Perché non c'è nessun vero motivo per mettere lo stop lì. Va bene, ho messo lo stop lì, sì, va anche bene, ok? Va anche bene. Perché? Perché proprio è la proporzionalità, ok, in punti della nostra operazione, che è quella che conta a livello statistico, a livello strategico, ok? Il problema qual è? Il problema è che le barre di un grafico possono essere così, possono essere così. Il range delle singole barre è una cosa un po'
aleatoria. Ok, qua ce ne sono due, quindi già è meglio di una. Cioè, questo qui, lo stoplo su Fractals, è un po' meglio dello stoplos, avevo anche fatto un webinar anni fa su questa cosa, dello stoplos sul minimo massimo di una singola barra, che è la più grande stronzata che si possa inventare, per tanti altri motivi. Ne riparliamo, ok? So che questi sono argomenti un po' strani perché vanno a, diciamo, ribaltare completamente quello che sapete già, o meglio, quello che credete di sapere. Ok, perché sono cose che ha visto sui livelli, no? Mi sono stati insegnati da sti cialtroni perdenti che non hanno mai chiuso un anno di trading in positivo, ok? Benissimo. Quindi, minimo, massimo, non hanno nessuna valenza. E diciamo, di buono, cioè, nel rispettare questi livelli, c'è solamente il fatto che, comunque, usiamo una distanza abbastanza proporzionata. Però siamo sempre un po' penalizzati, diciamo, dalla aleatorietà del range delle singole barre, specialmente se lavoriamo su time frame un po' bassi, 15 minuti, 5 minuti, minuto, d'accordo? Ok, quindi noi dobbiamo cercare la una buona proporzionalità, ok, un certo, diciamo, equilibrio. Il discorso di il fatto di mettere lo stop loss vicino o lontano è una cosa, ok, metterlo sul segnale, sul minimo massimo di barre, diciamo, è un'altra. Però il fatto di metterlo, cioè, noi in realtà non sappiamo se il nostro sistema ci dice metti lo stop sul minimo delle due barre precedenti se compare il fractals, ok? Noi in realtà non sappiamo, il sistema a livello algoritmico, vedete che per i sistemisti è più facile capire tutto, cioè fate un percorso di studio da sistemisti, anche se, ok, siete traders discrezionali, fatelo, cioè capirete queste cose molto meglio. Cioè, voi non sapete, il sistema, diciamo, non sa se le due barre precedenti sono così oppure sono così. In questo caso, se la media delle barre, diciamo, è questa, il range medio di oggi è questo, delle singole barre, cioè se prendo le mie barre e trasformo tutto in un range medio, è questo qui, ok? Questo qui è troppo poco. Questo qui è troppo poco. Questo qui è troppo troppo. Ok? Quindi, qui ho minato la mia idea di mettere lo stop loss ad una certa distanza abbastanza proporzionata, quindi è più facile che nei movimenti casuali, nel rumore del mercato, lo stop loss mi venga preso per una botta di rumore. Ok, quando è troppo lontano, magari sono andato, l'ho messo talmente lontano, e ciò mi ha fatto sì che vado a perdere troppo, oppure se ho usato un money management rischiando a rischio fisso, quindi la posizione l'ho calcolata sulla distanza dello stop loss, che con lo stop loss più grande vado a utilizzare una posizione più piccola, magari questa operazione mi avrebbe portato tanti soldini, invece no, perché avendo messo lo stop loss senza averlo preventivato, senza una ragione specifica, molto lontano, semplicemente perché le due barre sono venute fuori più da un range più volatile delle altre, mi vado a fregare in questo modo. Quindi, niente, non, cioè, va benino, ok, ma non va benissimo. Quindi bisogna capire che il fatto di usare i prezzi minimi e massimi con il fractals o comunque con qualsiasi altra indicazione non hanno una qualche valenza magica come minimo massimo, ok, ma capire che quello che stiamo facendo è di mettere lo stop loss ad una certa distanza che sia abbastanza proporzionale al range medio della giornata o della settimana, dipende dal time frame che stiamo, o della sessione asiatica o
o americana, dipende da quale time frame stiamo e quale situazione stiamo tradando. Quindi a questo punto ripoliamoci dal concetto sbagliato del prezzo minimo e massimo, che sono prezzi che non hanno alcun significato particolare, ok, e ci concentriamo su questo, sulla proporzionalità. Quindi che cosa facciamo? Semplicemente, invece di mettere lo stop loss sopra sotto al primo fractals, al prezzo indicato dall'indicatore fractals oppure dal minimo massimo di un certo periodo, andiamo a vedere il range medio di 20-50 barre, quindi il range medio di 20-50 barre, e mettiamo lo stop loss a prezzo meno ATR. Quindi usiamo sempre un range ben proporzionato, diciamo, ai medio ATR per un moltiplicatore oppure una frazione dell'ATR, così evitiamo queste situazioni qua, ok, in cui una singola o le due singole barre possono essere troppo ristrette o troppo larghe rispetto a quella che è la media, andandoci a, diciamo così, evitiamo di mettere un punto debole nel nostro trading system che non ha nessuna logica. Ok, l'unica logica presunta è che appunto questi minimi massimi fossero dei prezzi con una qualche particolare valenza mistica, ma vi assicuro che non ce l'hanno. Va bene, ne riparliamo, so che sono andato veloce a spiegare, era per rispondere alla questione, probabilmente ci vuole un webinar intero per andare a spiegare e esporre bene ognuno di questi concetti, però va bene, una buona introduzione, magari ci prepariamo un lavoro di 2-3 lezioni carta e penna e di un bel webinar in futuro per discutere su questa cosa qua, dove mettere lo stop, lo take profit, queste cose qui. Il prossimo webinar sarà molto molto interessante, un proseguimento del discorso che abbiamo iniziato con il webinar sugli indicatori, si chiamerà si può guadagnare con una media mobile, oppure guadagniamo con una media mobile. Quindi vediamo cosa si riesce a fare con i segnali generati da un solo indicatore, ovvero una sola media mobile. Ovviamente vediamo prima che cos'è una media mobile, come si calcola, come si può utilizzare, e dopo magari vedrete che la questione che andremo a, diciamo, a modellare, a chiarire per bene, non è tanto la media mobile, ma la domanda che spesso ci poniamo, che viene banalizzata dalla solita formazione, ovvero quella della uscita rispetto all'entrata, ok? Quindi le questioni, quando sentite dire ah, ma l'entrata non è importante, è la gestione della posizione, è l'uscita della posizione, cioè le cose più le sentite, più sono sbagliate in questo campo. Ovviamente dimostreremo che l'entrata e l'uscita è la stessa cosa, ok? Quando si parla di un sistema di trading o un qualcosa che ha un qualche potenziale che ci faccia guadagnare sui mercati finanziari, si entra per uscire in un determinato contesto, ok? Quindi si entra per un motivo, e quel motivo lì è proprio l'uscita, in guadagno o in perdita. Dopo, e ci arriviamo appunto studiando i sistemi sulla nostra media mobile. Ok, alla prossima, vi ringrazio.